tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video novità del periodo. Ho provato diverse cosine nuove, sono curiosa, sono molto felice di mostrarvele. Allora, come al solito, partiamo dal no make-up e ho utilizzato questo shampoo della Oblepica Siberica, scusatemi. Eccola qua, questa mini size. Devo dire che è molto carina, ha un ottimo profumo di frutta e idrata i capelli, quindi non mi è dispiaciuto affatto. Poi, prodotti invece che non mi sono piaciuti e mi dispiace perché sono bio, sono i balsami della Biolis. Io ho detto sia quello all'avena che quello al cocco. E ero entusiasta perché dico, questo qui è idratante, questo qui è proteico, quindi a seconda poi delle maschere che ci abbino, sono perfetti. Sì, peccato che hanno una texture molto molto liquida che non districa i capelli, quindi il balsamo mi serve per districare i capelli. Se non districa, tra l'altro non li idrata, non fanno niente, sono inutili. Li finirò, ma assolutamente bocciati. Poi, ecco dov'era il doposole che cercavo come una pazza, ma vabbè. Doposole della Sun Therapy a base di aloe vera. Questo mi è piaciuto tantissimo. È una gel, è un doposole gelatinoso, si sente proprio che c'è l'aloe vera, che rinfresca e lenisce tantissimo l'eritema solare, quindi solamente ottimo. E se non sbaglio ne avevo anche un altro, che a questo punto sarà qui anche lui, eccolo. Della Gerard, la Amalfi, questo qui l'ho utilizzato per il viso, di solito utilizzo questo per il corpo e questo per il viso. Questa invece ha proprio una consistenza più cremosa, però anche questo idrata ed è veramente ottimo come doposole. Poi ho utilizzato della Elgon il balsamo supremo, ecco, questo invece è un balsamo molto idratante che districa i capelli e all'argan mi piace tantissimo. Poi bagno schiuma della Molton Brown. Questo è il Coastal Cypress and Sealfanner. Che dire di questi bagnoschiuma? Sono buoni da un punto di vista dell'idratazione perché puliscono bene ma lasciano la pelle idratata. Però le fragranze, è inutile che dicano che siamo unisex. Cioè, questo profumo di dopo barba. No, 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 la fragranza non mi piace. Poi passiamo agli accessori, prima di passare al make-up vero e proprio, e abbiamo lui, della Soheco, il Blush Brush. Il pennello si presenta così, è veramente un pennello validissimo, morbidissimo, stende bene le polveri, mi è piaciuto molto. E ora veniamo al make-up. Allora, della Astra, il Luminous Touch Romantic Rose. È un illuminante in crema, ce n'è tantissimo, è un paio di 6 mesi, quindi non credo che lo finirò mai, ma devo dire che non avevo delle grandi aspettative, invece mi è piaciuto molto questo lo swatch, ma adesso ve lo applico anche sul viso perché voglio farvi vedere che la cosa per cui mi è piaciuto molto è che non divide assolutamente il fondotinta, voi potete metterlo su una base incipriata e non vi fa danni, certo magari sotto l'occhiaio era meglio che non lo mettevo, vedete? Io avevo già un illuminante in polvere, però voglio farvi vedere come comunque aumenta la luminosità o la crea se non avete già un illuminante, senza però creare problemi. È assolutamente molto luminoso, carino e mi piace, devo dire, mi piace molto. Vedete così, se lo spalmate è comunque molto sobrio, potreste usare anche sotto al fondotinta, veramente un bel prodotto. Tra l'altro Astra, quindi costerà pure pochissimo. Invece, piuttosto cara, ma veramente valida, è della marchio Rose La Lune. Questo lo trovo nella Birchbox. Ed è la poudre Ensoleant Sun Powder. È una terra sostanzialmente, che si presenta così ed ha una texture fantastica. È come toccare crema. Voi l'applicate, si suma magnificamente e vi dà questo effetto leggermente abbronzato. Non è troppo aranciata. E bella, 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 bella. Continuiamo. Palette. Andiamo alle palette. Ne ho utilizzate tre. E che palette? Una di queste vi spoilerò già che ho reso questo make-up e ve la mostro subito. Ed è la Riviera di Anastasia. Ho buttato la scatola, quindi non ve la posso mostrare. Capra, perché butti le scatole?
ho mantenuto però il pennellino e la paletta è questa, che però dovrei mostrare così, ed è quella appunto con cui ho realizzato questo make-up, di cui vi lascio il video in cui ve la mostro. È una paletta meravigliosa, ovviamente mi devono piacere i colori molto accesi, perché sì, ci sono tanti nude, ma non è che vado a comprare questa paletta per questi nude, su via. Pigmentazione eccellente, mi piace veramente tantissimo. Come mi è piaciuta moltissimo la Carly Bible, qui ho tolto la scatola per fortuna. Scusate, il pack è questo, il pack primario, la paletta al solito pennello, che qui non ho neanche utilizzato, e questa è la palette. Avevo sentito delle recensioni non proprio esaltanti, devo dire che io l'ho amata, anche di questa vi lascio nell'info box il link in cui ve la mostro all'opera, così potete vedere come effettivamente performa ed è bellissima. Ma tra tutte e tre, quella che più ho amato è lei, ed è l'Amrazy. Tutte e tre Anastasia. Queste perché le ho comprate con gli sconti che c'erano per i saldi, quindi non le ho pagate a prezzo pieno. Il pack è già per quello, conoscete la mia passione per il rosa, quindi la amo. Ma all'interno i colori sono, ci sono tanti duochrome, tanti colori particolari, quindi secondo me è assolutamente meravigliosa. E anche di questo ovviamente vi lascio sempre nell'info box il link al video in cui la proviamo insieme e ve la recensisco con tutti gli swatch, con tutto quanto. Prima di chiudere, veniamo alle labbra. Due prodotti. Uno è un prodotto che quando l'ho visto non mi saltava, e invece devo dire che lo sto utilizzando tantissimo, ed è della Incredible, ed è il B-Hal Roller Baby in Your Incredible Rollable Gloss. È un gloss trasparente sostanzialmente, fatto così come i gloss di una volta o alcuni contorno labbra. Una volta applicato è semplicemente un gloss trasparente. Allora, è sticky ma non troppo, quindi non vi si appiccicano le cose sulle labbra. È trasparente, vi lascia comunque le labbra glossate e piacevolmente idratate, il che ho 2000 gloss trasparenti, però essendo questo formato è molto comodo da portare in borsa. Sotto la mascherina non sporca la mascherina, top. E l'altro prodotto è il della Clinique, del Chubby Stick Intense, nel colore Curviest Caramel, è questo qui. Io lo devo mostrare perché secondo me è un colore bellissimo, nude stupendo, sono straconfortevoli, assolutamente promossissimi. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti, quali avete, quali no, e come sempre un bacione, alla prossima!